chi è il coach? Se la concezione di coaching nel senso formativo del termine oggi viene comunemente usata, questo termine proviene dal concetto sportivo. Quindi il coach è quella persona che forma, addestra e allena singole persone o gruppi di persone. In realtà nasce proprio nel mondo anglosassone e americano, proprio perché il coach è quella persona che ti aiuta a sviluppare ciò che sai fare e ti aiuta a farlo meglio, oppure ti aiuta a capire come tu puoi fare meglio, puoi realizzare delle performance sempre migliori con metodi sia teorici che pratici. Quindi il termine coach deriva da quello che si chiama il Middle English, cioè dalla parola cook, che è corrispondente nell'inglese moderno alla parola wagon, cioè carrozza, vettura. Quindi un coach è un veicolo, cioè uno strumento, che muove una persona da uno stato, da un luogo di partenza, cioè uno stato attuale indesiderato, verso uno stato che la persona, un posto, un luogo, un obiettivo, un risultato che la persona desidera. Quindi il coach è un professionista che in assoluto ti aiuta a sviluppare qualcosa che desideri. Ma oggi chi è il coach? Il coach non è più magari solo una persona che in qualche modo come me fa questa professione, come tanti altri che fanno questa professione, ma oggi il coach è un imprenditore, un manager, un networker, è un venditore, è un professionista che per conseguenze di mercato, che conseguenze di quello che il mondo oggi attraverso la conoscenza ha sviluppato, mentre in passato il mondo del business piuttosto che il mondo delle relazioni era legato a una parola che si chiamava push, cioè spingi un prodotto, convinci le persone a fare qualcosa, e questo è sempre stato l'obiettivo o il modo con cui si è fatto il business, ma si è regolamentato le relazioni nel passato. Quindi da un momento in cui, con la poca conoscenza che c'erano sui prodotti e servizi, con la poca conoscenza delle persone, quindi parliamo proprio della conoscenza delle persone in sé, ecco, tanto più il concetto era spingi le persone, convinci le persone a fare qualcosa, a decidere qualcosa, e quindi c'era chi convinceva, chi eseguiva, chi in qualche modo organizzava e chi eseguiva, quindi il concetto di push, spingi la persona a fare qualcosa. Oggi che la conoscenza è diventata alla portata di tutti, oggi che la conoscenza ha creato maggior consapevolezza nelle persone, e quindi la consapevolezza ha creato quella che si chiama la democratizzazione, per il quale non ci sono più persone che sono così tanto disposte a fare le cose se non ne condividono le cose, il mercato, le persone, le relazioni sono diventate dal push, sono diventate pull, cioè sono le persone oggi che decidono conquistare, non più le devi convincere. Quindi mentre prima il concetto era convincere una persona a fare qualcosa, oggi il concetto è attira una persona, un cliente verso di te. E quindi il coach, in un mondo così violento da una parte, veloce dall'altra parte, così altamente tecnologico ma anche competitivo, fa sì di aiutare una persona, un collega piuttosto che un collaboratore, un dipendente, un cliente, una persona con cui si collabora, ecco, invece che convincerla a fare qualcosa come era in passato, oggi il coaching, le attività di coaching, le capacità di coaching, se si è apprese, aiutano quei professionisti, quei manager, quegli imprenditori, quei network, quei venditori ad attirare sempre più clienti verso se stessi, ad attirare sempre più persone a far dire che preferisco collaborare con te, preferisco relazionarmi con te piuttosto che un altro, perché tu hai un modo, una modalità, una capacità che altri non dimostrano. Ecco, quindi oggi avere capacità di coaching è uno degli strumenti in assoluto più efficaci per poter attirare a sé sempre più persone, clienti, collaboratori e colleghi. Ecco perché i leader oggi hanno e stanno sempre più rivolgendosi verso percorsi di coaching, perché hanno capito che tanto più riescono a essere dei promotori verso le persone, tanto più attirano persone verso se stessi. Quindi il coach chi è? È quel professionista che aiuta in modo decisivo il proprio cliente
a produrre risultati e a portare soddisfazione e qualità nella propria vita personale e professionale. Quindi diviene il primo sponsor del suo cliente, lavora sulle sue resistenze al cambiamento, sviluppa l'autostima, infonde coraggio nel cambiare in modo equilibrato, gestisce le convinzioni e gli atteggiamenti limitanti, consentendo ad ognuno di trovare in sé le risposte giuste, quelle convinzioni che magari sono utili per poter raggiungere dei risultati. E quindi spinge il suo cliente a trovare le risposte giuste ai propri problemi, individuando strategie e comportamenti sempre più utili al raggiungimento degli obiettivi che si è desiderati. Quindi il coach non è una persona che punta al passato, è una persona che ha modo di esistere se il suo cliente ha un obiettivo e attraverso questo obiettivo lui proprio punta, guarda, rivolge lo sguardo verso il futuro. Cioè proprio crea un ponte tra ciò che è oggi e il futuro che è il risultato desiderato dal proprio cliente. Scopre e fa emergere le potenzialità di una persona e le incoraggia costantemente a camminare con le proprie gambe, ma non si sostituisce a quello che il cliente deve fare. Quindi il coach assume un ruolo, che è il ruolo di facilitatore, il facilitatore di un percorso, che il suo coachee, così si chiama il cliente del coach, vuole intraprendere e mette in condizione il suo cliente proprio di attingere a tutte le risorse che possiede, liberandole al solo fine di raggiungere un obiettivo di carriera, un progetto personale, un progetto di vita, un qualcosa che è legato alla propria fisicità. Ecco, lavora sulle motivazioni, lavora proprio su tutte quelle resistenze al cambiamento che la persona non sa molto spesso di avere. Il coach è quel professionista che riconosce nel cliente che dove c'è una ghianda c'è sicuramente una quercia. Allora fa leva su quello che è il gioco interno, quello che si chiama l'inner game, dal famoso libro di Timothy Galloway, cioè The Inner Game, cioè quel gioco interiore che spesso le persone sviluppano in se stesso, e quindi lavora sul concetto di fiducia, sullo sviluppo dell'autostima, ecco, infonde proprio nel coach il coraggio a cambiare in modo responsabile le proprie convinzioni. Fa sì che un obiettivo, se è stato messo in nero su bianco, questo possa essere raggiunto.